ospedale come quello di Pesaro senza un vero e proprio reparto di pediatria e tutto il dipartimento materno-infantile è una cosa, un fatto molto negativo. Ricordo che era stato chiuso lo scorso marzo in quanto a causa dell'emergenza Covid era necessario trovare posti letto appunto per i pazienti Covid anche gravi e quindi, come dire, era stata una scelta legata all'emergenza. Oggi siamo ad oltre un anno da questa data, cioè dal giorno in cui il reparto è stato praticamente chiuso e oggi le persone devono rivolgersi direttamente a Fano, dove noi stiamo chiedendo che venga attivato quanto prima almeno il pronto soccorso pediatrico. Ricordo che per qualsiasi tipo di emergenza oggi le persone, le famiglie devono comunque rivolgersi anche a un bambino che sta male direttamente all'ospedale di Fano, e penso che un ospedale come quello di Pesaro, che è un capoluogo di provincia ma è un bacino dove fanno riferimento circa 150.000 persone, lasciarlo senza un pronto soccorso pediatrico penso che sia molto negativo. Ho presentato insieme in questi mesi insieme al consigliere Michela Vitri prima una mozione che è stata, come dire, anche votata insieme anche ad altri atti da tutto il consiglio regionale, dove chiedevamo le garanzie rispetto al ripristino del reparto finita l'emergenza, e devo dire che l'assessore regionale queste garanzie le ha date, però comunque siamo in attesa di poter almeno attivare un pronto soccorso pediatrico, perché quello per l'emergenza penso che debba essere attivato subito, perché prima di riaprire completamente il reparto passeranno sicuramente dei mesi se non un anno, in quanto sono sicuramente necessari i lavori molto importanti. Accettiamo il fatto che vengano ripristinati i reparti a fine pandemia, questo ci ha confortato, ma qui è proprio, siamo in una situazione emergenziale, soprattutto perché andiamo incontro al periodo turistico che chiaramente ci vedrà coinvolti in un'accoglienza anche a livello ricettivo, soprattutto di famiglie con bambini, quindi la nostra preoccupazione sale ancora di più, ma comunque la sollecitazione è venuta dalle 600 mamme che ci seguono e ci sollecitano, perché la difficoltà grossa è portare con i propri mezzi i bambini all'ospedale di Santa Croce di Fano, poi per le diagnosi devono per forza essere riaccompagnati con l'autoambulanza Pesaro, per i referti devono essere riportati a Fano e se serve degli interventi chirurgici obbligatoriamente devono essere riportati a Pesaro, quindi è una situazione insostenibile. Non pensiamo sia una cosa così complicata e difficile riportare qui a Pesaro un pediatra e un ginecologo H24, perché penso che sia la cosa più semplice, la cosa più di diritto civile che noi stiamo chiedendo sia come mamme, come donne, ma soprattutto come cittadini pesaresi, e pensiamo che sia la cosa più urgente da mettere in atto.